Prepariamo oggi dei budini di riso che li serviremo in un vasetto di questo tipo da conserve che andrà ovviamente poi messo in forno, quindi deve essere resistente al calore. Allora, prepariamo prima la nostra base di riso. Mettiamo in una pentola, quindi a secco, senza farlo tostare. Mettiamo 60 g di riso, un po' di cannella e diciamo una mezza bacca di vaniglia. Aggiungiamo subito 500 ml di latte intero. Portiamo ad ebollizione per 20-25 minuti o comunque finché il grano del riso sarà sufficientemente morbido. Abbiamo cotto il nostro riso per una ventina di minuti. Ora è bello morbido, ci dobbiamo aggiungere un uovo intero più un tuorlo, leggermente battuto con 75 grammi di zucchero. Lo aggiungiamo quando è ancora caldo il riso, ma giù dal fuoco, per evitare che lo zucchero caramelli e crei ancora ulteriori problemi già alla cottura del riso che può attaccare in ogni minuto. Quindi è un modo per agevolarci. Ora uniamo il tutto, così vediamo di facilitarci anche nello scioglimento dello zucchero con il calore del riso. Diamo una bella mescolata e poi introduciamo nei nostri barattolini. Allora inseriamo il nostro riso con il composto di uova nei nostri vasetti. Riempiamo, non completamente, restiamo diciamo circa un dito giù dal bordo e puliamo bene l'interno per evitare che i residui possano bruciare. Poi inforniamo a 110 gradi a bagnomaria per circa 15-20 minuti. Abbiamo tolto dal forno i nostri budini di riso, vi faccio vedere la consistenza, più o meno deve rimanere così, abbastanza morbida. Ora, come possiamo ultimarli? O ci mettiamo una specie di crumble fatto con dei cereali, del muesli e del cioccolato, in questo modo. Oppure possiamo anche terminarli o con un filo di miele, oppure con del topping o ancora con della gelatina di frutti di bosco o altra marmellata. In questo modo. Poi chiudiamo e sono pronti da portare al nostro picnic.